Buon pomeriggio a tutti quanti, Dio ci benedica. Vi presento la mia nuova coltivazione per quest'anno 2021, agosto, 7 agosto 2021. Questa è la seconda coltivazione che sto facendo delle fave. Vedete che sono grandi già. Fra qualche settimana porta frutto, fragole, come vedete, germoglia tutto così bene, la temperatura è abbastanza buona. Da qui comincia la fasola adesso. Questa è tutta fasola, tutta. Quello che avete visto prima è fagiolino. Questa è tutta fasola. Tra poco stanno ingranando, già ci sono i fiori, vedete i fiori? Ecco, già ce n'è qualcuna che ve la faccio vedere, fasola. Questo è tutto fagiolino, pomodori, tutto fagiolino. Questo è l'albero che vi ho detto di noce, è grandissimo, guardate che è grandissimo. C'è da dare noce a tutto il paese. Ve lo faccio vedere da lontano, così. Guardate che è grande, è alto. Quante noci. Io tutti non li posso mangiare. Se c'è qualcuno qui vicino può venire a prendersi gratuitamente. Come avete visto, tutta questa è tutta fasola. Tutte. Anche fino in fondo là sotto. Questi sono ciceri. Vedete? Le faccio vedere. Queste tutte cicere, già pronte per mangiare. Tra poco mi faccio la pasta con i ciceri, quelli sono finocchi, ve li faccio vedere da vicino. Già sono pronte da mangiare. Questa è la terrazza dove mi siedo quando fa sole. Qui ci ho seminato i finocchi selvatici che mi faccio la milanese. Girasole, fave. Queste sono le fave vecchie che stanno già deperendo. Qui invece ci abbiamo faccio vedere carote, li vedete? Adesso li copro
Tutte queste sono tutte carote. Questa è tutta fasola pure. Questa zona di questa roba è tutta fasola. Tutto. In alto ancora ce n'è ancora fasola. Guardate com'è grande questo giardino. Tutta fasola questa. Qui ci sono cavoli, sparagello, broccoli. Questi che vedete alti sono il seme delle lattughe che stanno germogliando il seme per l'anno venturo. Fra qualche settimana raccolgo i semi e molto azzeppio tutto il terreno. Questo è il seme della lattuga rossa, vedete? Il seme della lattuga rossa. E qualche settimana ancora, così molto azzeppio il terreno. Questo è il seme di zarchi. Tomate, pomodoro, cavoli, broccoli, fave, nuove fave, quest'altro sono nuove fave che devo pulire adesso perché tra poco, se c'ho tempo, li zappo. Li copro un pochettino come ho fatto quell'altro. Questi sono più piccolini, una settimana meno dell'altro. Hanno due settimane che l'ho seminato. Siccome la temperatura è abbastanza calda, escono subito e germogliano. Guardate come sono belle. Fagiolino, fasola. Questa è la mia baracca. Qui c'è la cucuzza lunga, alberi, albero di mele, faccio vedere la mela, riesco a inquadrarla, vedete che bella, già quasi è pronta per mangiare. Questa è cucuzza lunga, vedete? Vedete, c'ho anche la cucuzza lunga, è piccolina ancora però, fra qualche settimana, due, è pronta da mangiare. Tutti questi fiori sono cucuzze lunghe, vedete? Guardate quante ce n'è. Guardate. Fra poco sale fino sopra la baracca, la cucuzza lunga. Guardate. Utilizzo l'acqua della baracca quando piove, siccome sta piovendo un giorno sì, un giorno no, sto riempendo i bidoni con l'acqua piovana. Guardate com'è bello qua, guardate. Bellissimo, queste sono persiche. Fra qualche settimana, due, tre, sono pronte da mangiare. Guardate che bellissimo. Queste sono zucche. Guardate che bello, la natura è la cosa più bella del mondo, Dio ha creato le cose buone, è l'uomo che distrugge la natura. Questi sono pruni settembrini. Prune settembrini. Se ne volete, siete vicini, avvicinate. Di questi alberi ce ne sono una decina. Guardate come sono cariche. Come sono cariche, guardate. Bellissime.
Queste sono cucumbere, cucumbere cinese con le spine. Bellissime. Bellissime. Guardate, da quando che piove tanto, guardate, sono, è più alto di me. Guardate le canne, sono più alte di me. 2,5 metri sono alte. Da quando piove, notte e giorno, mattina, sera, e fa il sole. Guardate com'è alto qua il fagiolino, quella stanga, vedete? Sta salendo 3 metri alto. Peperoncino, melanzane. Guardate come sono belle, peperoncino. Fagiolino rampicante, peperoncino, guardate che alto. Qui c'è il segreto dei tomati, questo è il segreto dei tomati, nelle graste. Guardate come sono grossi, questo è il segreto, forse non lo sa nessuno. Bellissimo, sono nelle graste, guardate. Cipolle, questo è un albero di mele, guardate che sono belle. Meravigliosi. Peperoncino grosso. Fasola, fasolino lampicante. Cavoli, broccoli. Mele, girasolo, guardate qua, da quando piove così tanto, guardate che alto è il girasolo, guardate, 3,50 metri alto il girasolo, e ancora sale perché la vegetazione è molto buona quest'anno. E siamo a agosto. Questo è un albero di prune speciale, quelle gialle. Tra poco sono mature. Già. Vedete?
Questo è un albero di pruna, quelle gialle, ancora non sono mature, ma manca poco, qualche settimana ancora. Guardate quante ce n'è. Bellissimo. Grano turco, seconda semina, adesso sale queste. Queste sono le zucchere in alto. Zucche meravigliose. Che bella, vedete? Melone, citrone, tutto. Bene. Mele, persiche, grano turco, guardate che altro. Devo passare. Se volete passare qualche settimana bella qui nella pace del paradiso terrestre del fratello Angelo Piccone, potete venire. Faccio vedere ancora il resto degli altri giardini. Questa è la baracca che ho pitturato in questi giorni. Guardate che alto girasole. Sembra una foresta. Cavoli, broccoli, girasole, pruni, fragole. Ceci, pruni, questi sono pruni settembrini, vedete com'è carico. Questo è l'altro giardino che vi faccio vedere. Quest'anno il Signore mi sta benedicendo oltremodo, non so perché, boh, forse saranno le vostre preghiere che state pregando per me, come io prego per voi. Questa è tutta seme di cicoria, quella cinese. Guardate che tronchi grossi che c'ha, cicoria cinese. Quest'anno ne ho mangiata tanta che mi sono sentito molto bene. Questa cicoria pulisce lo stomaco, gli intestini, tutto, ed è meraviglioso. Guardate che pianta di zarche che c'è, bellissima, quella vecchia. Vedete che bella. Ce ne sono due o tre macce che in queste settimane me le devo mangiare. Vedete, qua ce ne sono altre. Questo invece è tutto fagiolino, rampicante. Vedete come si arrampica. Quelle invece sono cucuzza lunga. Ve li mostro più da vicino. Comunque già c'è il fagiolino, oggi ne ho raccolto due secchi di fagiolino. Vedete, al momento non posso passare, è arrampicante, si arrampica dappertutto. Addirittura mi ha coperto
le cucuzze lunghe, vedete, tra un filagno e l'altro ha coperto tutto perché si arrampica dappertutto. Guardate, qui ci sono tre solchi di rampicante, più c'è la cucuzza e un filagno di pomodoro, vedete, mi ha coperto anche i pomodori, vedete, vedete. Purtroppo, dice, io sono più rampicante e mi arrampico io. Però la cucuzza lunga si è salvata, vedete? Sta producendo, perché lei se ne va in alto e prende solo lo stesso, vedete? Questo, tutto questo filagno è tutta cucuzza lunga. Vi faccio vedere girasole. Questi sono tutti ceci, cavolo, broccoli. Questi sono i tomati, i pomodori. Oggi li ho abbeverate qua dentro, non prendono l'acqua piovana. Li ho abbeverate, guardate quanti pomodori che ci sono. Vedete quanti fiori. Già c'è il prodotto dei pomodori, vedete. Questo è un albero di fichi. Questo è un albero di olive. Purtroppo l'anno scorso ha fatto molto freddo, me l'ha distrutto, però sta germogliando di sotto e di sopra di nuovo. Vedete quanti fiori che ci sono di pomodori? Fra qualche due o tre settimane devo dare pomodori a tutti gli amici di qua. Questo è basilico, guardate che bello, ciatto, grosso, meraviglioso. Vedete che sono grossi i pomodori? Ce ne sono. Qui fuori ci sono gli altri rampicanti di fagiolino. Guardate quando c'è il fagiolino. Fagiolino, quest'anno posso fare tutta semente, tutto questo fasolino. Chi se lo deve mangiare? Ceci. Qui ho seminato dei nuovi favi, vedete? Ho motazzappiato. Qui c'è un solco di fave a centro. Di fianco lascio vuoto e vuoto perché questo rampicante si copre tutto, copre. Come ha coperto dall'altro lato, vedete anche qui, mi ha coperto tutto, tutto. Lui è rampicante, vince lui. Qui sono le cucuzze lunghe, vedete che stanno salendo, guardate come sono lunghe. Vedete? Ve le faccio vedere, guardate. Se volete cucuzze lunghe, vedete? Vedete che sono lunghe. Potete venire qua. Guardate che c'è qua, guardate, tutte cucuzze lunghe sono queste qua. Guardate che lunga. Qui c'è l'altro grano turco, è un poco più basso da di laggiù, perché qui il terreno è più arido. Qui l'altro tunnel che ci sono le cucuzze, meloni, cucuzze e tomate, pomodori e melone, e broccoli e sparegello, vedete, cavoli, broccoli, sparegello. C'è un po' di insieme. Ma crescono, sapete, crescono, c'è la benedizione di Dio che dice metti che io faccio crescere tutto. A volte dico come fanno a crescere, qui c'è il melone, vedete, il melone, e ci sono anche i meloni che stanno facendo, quelli d'acqua, melone d'acqua, vedete, come fanno a crescere non lo so, boh, vedete che grande questa pianta di melone.
Come fanno a crescere lo sa solo Dio. Io ho un segreto. Queste sono le cucuzze lunghe. Pomodori. Qui c'è il basilico che ci fa l'ombra, i pomodori, e cresce. Broccoli, cavole, guardate come sono grandi. E cucuzze che si arrampica dappertutto, queste cucuzze. Fino a tetto arriva, guardate come alte. Si arrampica fino a tetto. Bene, questo è il secondo tunnel, vi faccio vedere l'altro, nell'altro giardino. Ce n'è ancora un altro e altri ancora. Che volete che vi dico qua? Il Signore mi ha benedetto e io benedico il Signore. Questa è tutta fasola, tutta fasola. Non riesco neanche a passare. È rampicante, guardate come si arrampica, si sta arrampicando fino sopra il grano turco. Ha coperto fino all'albero. Vedete? E io la lascio stare. Faccio il seme della fasola per l'anno prossimo. Per gli amici, se no la vendo. Ecco. Cavole, broccole, cavole, pareggiello. Ci andiamo all'altro giardino, faccio vedere l'altro giardino. Queste sono fragole, fragole. Ceci, se volete ceci. Sono quasi pronte, vedete? I pere, se volete pere. Questo è fasolino, rampicante. Tomate, vedete, tutto è mischiato. Fragole, cavole, broccole, cucuzza, tutto è mischiato. Il Signore benedice lo stesso. Questo è un albero di pere, ha 2 anni, che è seminato e già portato il frutto. Vedete quante pere. Il Signore l'ha benedetto. Vedete, c'è ancora la tacchetta. È nuovo, che l'ho piantato 2 anni. Me l'hanno dato bella grande, il comune me li dà grande, che addirittura come le piante già portano i frutti. Questi giardini sono del comune, io pago una parcella, 75 euro all'anno. Certo, bisogna lasciare la cauzione per ogni giardino, ma vale la pena gioire la ricchezza della gioia della natura. Vedete qui, cavoli, broccoli, lattughe, là dentro c'è un macello. Purtroppo questi sono finocchi selvatici. Questa è tutta fasola, fasolino, cavoli, broccoli, alberi. Qui ci sono i meloni di profumo. Oh, guarda, già il primo melone di profumo, melone sciauro in siciliano, già dato il primo melone. Oh, ce n'è un altro, guarda, ce n'è un altro, non so se lo vedete. Lo vedete? Sì. No, un altro melone, che gioia, non l'avevo visto, davvero. Questa è la gioia del Signore che mi fa felice. Questi sono tutti i fiori che stanno uscendo, i meloni. Vedete, tutti i fiori che escono i meloni, vedete? Qui c'è un altro fiore. Questi sono tomate, vedete? Tomate, melone,
tomate, 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 pomodori. Broccoli, cavoli, lattughe, alberi, meloni, qui stanno uscendo pure i meloni, vedete? Quanti meloni, quest'anno, se Dio vuole, me la faccio una mangiata di meloni. Signora, mi sta benedicendo quest'anno, non lo so perché, boh, saranno state le vostre preghiere. Io vi ringrazio nell'amore del Signore, continuate a pregare per me. Io prego per voi, tutti questi sono tutti meloni, tutti meloni. Meloni ciavolo, profumati, quelli gialli e quelli verdi. Cavoli, broccoli, fagiolino, fasola. Questo è l'albero che vi dicevo di noce, vedete, in questo lato lo vedete meglio. Quanto è grande, l'albero di noce, noce per tutto il paese. Ecco, qui ci sono l'altro giardino, ve lo mostro, com'è bello, vedete, grande. Entriamo da dove c'è il tunnel, ecco, qui ci sono i cigeri, già pronti da mangiare. Se volete fare la pasta con i cigeri, venite qua e venite a mangiare. Questa è tutta semente di lattughe e cicoria, quella cinese, vedete che alta. Tra un paio di settimane la raccolgo e mozzappio tutto il terreno. Qui c'è un filagno di basilico, guardate. Guardate che grande. Questa è uva. C'ho anche l'uva, eh. Vedete? C'ho l'uva. Ecco. Qui c'ho l'uva anche. Questa amarema, albero di amarema. Allora, questo è il filagno che ho di basilico. Guardate che lungo. C'ho il basilico per tutti. Quello grande, chat. Vedete? Basilico. Addirittura adesso sta spiccando. Devo raccolgerlo. Devo raccoglierlo perché già sta spiegando, vedete? Adesso come finisco il video, zappo questo terreno e raccolgo il basilico prima che spiga. Qui ci sono i meloni, questi sono tutti i meloni. Melone d'acqua e melone di profumo. Questi sono pomodori, pomodori, cavoli, broccoli, sparegello. Cucuzza lunga. Sta salendo. Vedete che cavolo bello. Vedete già c'è una cucuzza lunga, già anche qui c'è già pure. Ecco, il Signore benedice. Questo è tutto fagiolino rampicante, qua, vedete? Tutto fagiolino rampicante, vedete? Ecco, adesso ci andiamo all'altro lato. Questo è l'altro tunnel che lo faccio vedere, l'ho abbeverato adesso.
Guardate quanti fiori che ci sono, guardate quanti pomodori. Quest'anno me ne faccio una bella mangiata di pomodori e anche forse farò il sugo per l'anno venturo, se ci riesco. Lo imbottiglio, se ci riesco, boh. Se c'ho il tempo, non lo so. Vedete? Ah, meraviglioso. Qui c'è il basilico, quando quello fuori a volte il sole dovrebbe bruciarlo, c'è questo all'interno. Io prevedo tutto nell'amore del Signore, finché mi dà quella giusta direzione e quel sentimento giusto. Ecco, sparagello, ve lo faccio vedere. Ecco, questo è tutto sparagello. Sparagello, broccoli, cavoli. Ecco, qui siamo nel lato opposto di quello che vi ho detto. Guardate, si sta arrampicando questo fagiolino arrampicante nell'albero delle pere. Guardate, è salito fino in alto nell'albero. Lui si arrampica dappertutto. È il padrone. Aveva un pelagno di pomodori qua, se li ha mangiati tutti. C'è soltanto una macchia sola in fondo, non so se la vedete, e ancora non se l'ha mangiata. Qui ci sono le pere, vedete le pere? Albero di pere. Queste 3 anni piantato, quelle pere grandi, grandi, sapete? Lunghe. Bene, questo invece è finocchio selvaggio. Ieri sera l'ho zappato e l'ho coperto. Questa settimana dovrei farmi la milanese. Non so se mi capite alcuni nell'Alta Italia. La milanese è con il finocchio selvatico. Si fa il sugo, si ci mette il finocchio. Quando si fa il sugo e porta poi un profumo meraviglioso, se ci mette anche grattugiato, il pane grattugiato che si riscalda un poco nella padella prima e poi si ci mette tomate. Ecco, guardate quante finocchi selvatiche che ho qua, a parte quello che ho fatto vedere là sotto. Questi sono tutti fragole che adesso hanno finito la produzione, sono tutte in mezzo all'erba. Quando c'ho tempo li devo pulire. Tutti fragole sono questi. Qui c'è un albero di pruni, quello grosso. Guardate che sono belli questi pruni. Pruno, rosso, settembrino. Guardate che sono grossi. Dato che ha piovuto molto quest'anno, mi sta facendo abbastanza, meravigliose sono. Ecco. C'è qualcuno che comincia a marcire. Lo tolgo. Qualche morso di insetti, anche che si faccia il lavaggio. Loro vengono sempre. Vedete, c'è un altro qua. Ce n'è ancora. E vabbè. Pazienza.
cominciano a marcire alcuni, qualche inzietto lo morsica. Devo fare il lavaggio di nuovo. E vabbè. Qui c'è un albero di fico, quella bianca, vedete? Questo è tutto fagiolino arrampicante, si sta arrampicando, si è arrampicato. Questo è il barlotto, arrampicante e barlotto, vedete che già quando ce n'è nell'albero, si è arrampicato, lo devo raccogliere. Riuscite a vederlo? Barlotto. Ecco, ve lo faccio vedere qua. Barlotto. Devo raccoglierlo. Ne ho raccolto due secchi. E vabbè. E vabbè. In fondo ci sono le fave. Bene, adesso vi faccio vedere. Qui dove giocano i bambini, che saltano, queste sono persiche, speriamo che durano, che non li morsicano gli insetti. Gli ho fatto il lavaggio da poco. Purtroppo gli insetti sono tanti, pazienza. Guardate qua. Faccio vedere l'albero di pere, questo è di pruno, questo è albero di pere, guardate com'è caricato. Forse a fine mese di agosto riesco a mangiarli. Ecco. Qui invece c'è albero di prune, già quasi sono pronte, quasi tra qualche settimana alcune già si possono mangiare. Oh, sono buone. Lo sto mangiando. Faccio vedere che lo sto mangiando. Sono buone.
ancora qualche giorno qui mi vengo a saziare. Questo è buono. Domani vengo pure. E porto qualcosa. Agli amici. Buono. Buono. Grazie, signore. Ah, ci voleva. Che soddisfazione. Ah, giro la webcam e faccio vedere il resto. Me lo mangio. Bello. Queste ciliegie, mele. Ciliegie. Zucche. Zucche. Questo è un altro giardino. Fagiolino. Mele. Queste sono tutte marcite. Zucche, tomate, questo è un altro giardino. Zucche, pomodori, cocomeri, mi fido a vedere i cocomeri, cavoli, cappucciato. Quelli rossi, cavoli. Cavoli cappuccio.
cavo di cappuccio. Bene, adesso io vi devo lasciare, gli altri ve li faccio vedere un altro giorno, perché devo pulire dove ho detto poco fa, dove ci sono i cavoli, i broccoli, e dove c'è il basilico lo devo smammare, perché già sta spiegando. Un altro giorno vi faccio vedere gli altri. Ok, faccio una piccola preghiera per ringraziare il Signore, cambio il volto. Se volete potete unirvi a me nella preghiera. Chiudete gli occhi se volete e inginocchiatevi se potete, se no altrimenti inginocchiatevi con la mente. Padre Santo, Dio d'amore, anche che sono qui all'impiedi, con la mia mente mi sto inginocchiando ai piedi del tuo figliolo Gesù Cristo, per darti gloria a te e al tuo figliolo, per dirti grazie per tutto quello che tu stai facendo nella mia vita, nella mia casa, nella mia famiglia, come tu dirigi i miei passi, come tu dirigi la mia mente per fare ogni cosa secondo la tua volontà. Ti ringrazio, Padre, ancora per tutto quello che tu fai, ancora per i miei fratelli, sorelle, amici. Ti prego di benedirlo, Signore. Sì, Signore, benedici la mia casa, la mia famiglia, i miei fratelli, sorelle, amici, gli ammalati, i carcerati, le vedove, i bisognosi di te, del tuo amore, della tua bontà, della tua misericordia. Tutto te lo chiedo nel nome di Cristo Gesù, il tuo figliolo, il benedetto in eterno. Amen. Giro, vi faccio vedere questo ultimo giardino che sono qua vicino ormai. Cavolo incappucciato, broccoli, petrosino, cocomeri, tomate. Queste sono more, ancora non ve l'avevo fatto vedere, sono more, sono bellissime queste more, guardate quanto ce n'è queste more. Queste sono tutte more. Ecco, queste sono prune, quelle settembrine, guarda che carico. Ormai ero qua vicino al giardino e ve lo faccio vedere. Questo è un altro tunnel di pomodori. Guardate come sono alti, sembrano alberi. Guardate che sono grossi. Bene. Ancora questo lato. Sono cocomeri e pomodori. Ok, vi saluto nella pace del Signore, ci sentiamo quando Dio vuole, al più presto. Preghiamo gli uni per gli altri, voi per me, io per voi, e il Signore ci benedica. Pace del Signore. Termino con la pace del Signore. Giro e vi saluto con la pace del Signore, che Dio ci benedica. Pace, pace al fratello Angelo Picone, vi trasferisco il mio doppio spirito, prendetelo, e che ogni cosa sia secondo la volontà di Dio per ogni cosa. Non vi dimenticate di pregare tutto il giorno, notte e giorno, e inginocchiatevi sempre ai piedi di Gesù, e vedrete la gloria di Dio. Pace del Signore, termino.